La crisi climatica ci impone di trovare delle energie alternative per provare a salvare il pianeta. Abbiamo imparato a sfruttare l'energia eolica, l'energia solare, l'energia geotermica, ma nessuna di queste sembra essere una valida alternativa ai combustibili fossili. Una chimera per l'ingegneria e per la fisica sarebbe quella di sfruttare un'energia che conosciamo molto bene, ma che è difficile riprodurre qui sulla Terra. Sto parlando della fusione nucleare, che è quella che permette al Sole di brillare e di riscaldarci tutti i giorni. È possibile ricreare dei reattori a fusione nucleare sulla Terra? Esistono già dei reattori a fusione nucleare, ma ne parliamo dopo la sigla. Benvenuti in questo nuovo video di Fisica in Pillole. Oggi parleremo di un argomento molto delicato e di cui in realtà si parla da diversi anni e che è rispuntato fuori per alcuni argomenti, quindi ho deciso di trattarlo in questo video. E sto parlando della fusione nucleare delle stelle sulla Terra. Come vi ho già detto nell'intro, i reattori a fusione nucleare esistono già. E perché non li sfruttiamo? Prima di capire perché non riusciamo a sfruttarli ancora al meglio, dobbiamo cercare di capire che cos'è la fusione nucleare. La fusione nucleare è una reazione in cui due o più nuclei si fondono insieme, dando origine a un altro nucleo. Come fa questo tipo di reazione a dare tanta energia? La fusione nucleare è una reazione esotermica per nuclei leggeri, fino al ferro. Cosa significa che è esotermica? Che la reazione avviene spontaneamente e che produce energia. Da dove deriva questa energia? La massa dell'atomo prodotto è minore della somma delle masse degli atomi che c'erano all'inizio e che si sono fusi tra di loro. La fusione nucleare più famosa, che in questo momento sta avvenendo sul Sole, è quella in cui atomi di idrogeno fondono tra di loro e ci danno elio. Questa è la fusione nucleare che ci dà maggiore energia. Perché avviene sulle stelle e non sulla Terra la fusione nucleare? Sul Sole ci sono due grossi effetti. Il primo effetto da considerare è l'effetto gravitazionale, una grossa massa che tiene incollati a sé tutti gli atomi e che non permette a nessun atomo di sfuggire. L'altra forza in gioco, se così la vogliamo chiamare, è la temperatura. In realtà la temperatura, come sappiamo, non è una forza. Però che cosa fa la temperatura? Se la temperatura è molto alta, le particelle, le molecole viaggiano ad una velocità enorme. Noi sappiamo che maggiore sarà la temperatura e maggiore sarà la velocità in cui viaggiano particelle o molecole. L'alta temperatura fa anche sì che il gas non sia gas come lo conosciamo noi, ma sia gas ionizzato, ovvero plasma. Quindi vuol dire che è gas a cui sono stati privati gli elettroni. Quindi abbiamo dei nuclei di idrogeno che viaggiano all'impazzata e stanno ristretti e attratti dalla forza gravitazionale. Muovendosi all'impazzata, a un certo punto incominciano a collidere tra di loro. Idrogeno e idrogeno collidono. Questa collisione fa sì che i protoni di un idrogeno e i protoni di un altro idrogeno siano molto molto vicini. Che cosa succede quando due protoni sono molto molto vicini? La forza elettrica non è più la forza che predomina nell'interazione, perché a bassissima distanza viene fuori la forza nucleare forte, che fa sì che quei protoni si avvicinino nonostante abbiano la stessa carica. Quindi gli atomi di idrogeno viaggiano all'impazzata, si scontrano, la forza nucleare vince la forza elettrostatica e si fondono. E così nasce il nucleo di elio. Quello che avviene sul Sole è leggermente più complesso, ma a noi basta questa semplificazione. Ora cerchiamo di capire quali sono le caratteristiche che dovrebbe avere un reattore a fusione nucleare sulla Terra. Dobbiamo fare in sì che il plasma sia estremamente confinato, in modo da simulare un'attrazione gravitazionale simile a quella del Sole. Ovviamente dobbiamo anche avere delle temperature elevate per far sì che le particelle accelerino. Esistono due modi per ricreare sulla Terra le condizioni solari. Il primo è un reattore a confinamento magnetico. Poiché il plasma è formato da gas ionizzato ed elettroni, possiamo tenerlo rinchiuso, stretto, con un confinamento magnetico. Quindi avremo dei supermagneti che mantengono il plasma confinato. E quindi abbiamo già trovato un modo per simulare l'attrazione gravitazionale del Sole.
siamo riusciti anche a raggiungere temperature elevatissime. Un altro modo per tenere confinato il plasma è usare dei laser. Questi laser colpiscono il gas che creano delle piccole esplosioni, mettiamola così, e in questo modo si riesce a tenere sotto controllo il plasma. Questo secondo tipo di confinamento che vi ho detto in realtà è molto più raro. Quello più utilizzato nei reattori nucleari, che in realtà già esistono sulla Terra, sono quelli a confinamento magnetico. Come avrete già intuito dal discorso, la fusione nucleare già esiste, è possibile, l'abbiamo ricreata in laboratorio. Ora, perché non riusciamo a utilizzarla? Per una semplice ragione: tutti questi meccanismi sofisticati per mantenere il plasma a certe condizioni di confinamento, di temperatura, richiedono tanta energia. Noi sappiamo che produciamo tantissima energia dalla fusione nucleare, ma se vediamo al netto di energia utilizzata per mantenere le condizioni e energia ottenuta, in realtà andiamo in perdita. Quindi la fusione nucleare è possibile, ma in questo momento non è possibile utilizzare la fusione nucleare come fonte di energia. Il problema è che noi non sappiamo se effettivamente un giorno sarà possibile utilizzarla come fonte di energia. Potremmo avere una centrale a fusione nucleare nel 2030, così come potremmo non ottenerla mai in realtà. È tutta una scommessa. Molti in questo momento stanno investendo grosse quantità di denaro in questa forma di energia alternativa. Ma perché? Quali sono i vantaggi della fusione nucleare? Se riuscissimo a creare delle centrali a fusione nucleare, avremmo risolto tantissimi problemi. Uno, non emette gas serra, quindi l'atmosfera non ne risentirebbe. Due, non ha scorie radioattive come le centrali nucleari che ci sono attualmente. Le uniche scorie che avremmo sarebbero del trizio, che è un isotopo dell'idrogeno, che però ha un tempo di dimezzamento di 12 anni. Quindi brevi e non lunghi. L'energia che si riuscirebbe a produrre in queste centrali sarebbe elevatissima e non avremmo problemi. Potremmo, diciamo, vivere solo grazie a questa fonte di energia. Un altro grosso vantaggio è che le centrali a fusione nucleare non sono pericolose. Perché? Come vi ho detto, a noi servono dei magneti che confinino il plasma. Nel momento in cui c'è un malfunzionamento, i magneti smettono di funzionare, questo plasma cosa fa? Esplode? No, il plasma, essendo gas, si espande e espandendosi si raffredda senza creare nessun tipo di danno. Uno dei grossi problemi in realtà è proprio questo, che il plasma attualmente in queste centrali, in questi reattori, si espande, si raffredda e quindi finiscono le reazioni nucleari, e quindi bisogna di nuovo riconfinare il plasma e ricreare la situazione ottimale. Quali sono invece i problemi della fusione nucleare? Allora, uno dei grossi problemi, come abbiamo visto, è la creazione delle condizioni stellari sulla Terra, e questo è già il primo problema che però contiamo di risolvere. Immaginiamo di essere riusciti a ricreare un reattore a fusione nucleare sulla Terra e che possa funzionare. Abbiamo anche un altro problema: non va bene l'idrogeno qualunque. Noi sappiamo che esistono diversi isotopi per ogni elemento della tavola periodica. Anche l'idrogeno ha i suoi isotopi. Abbiamo visto prima il trizio, ne esiste un altro, il deuterio. Il trizio più deuterio mi danno elio, e questo tipo di reazione a fusione nucleare è quella che in assoluto dà più energia. Quindi noi vorremmo sfruttare questo tipo di reazione a fusione nucleare nei reattori. Il problema è che deuterio e trizio non si trovano con facilità. Il trizio è meno presente sulla Terra, quindi riassuntone finale. Un trizio e un deuterio collidono fra di loro, mi danno un elio. L'elio è più leggero di trizio e deuterio messi insieme. Da qualche parte questa massa mancante deve finire e finisce sotto forma di energia che noi vorremmo sfruttare. I reattori a fusione nucleare dovrebbero avere un'elevata temperatura in modo tale che gli idrogeni sfreccino a velocità elevatissime,
devono essere anche confinati in uno spazio ristretto affinché il numero di collisioni aumenti. Quindi dobbiamo avere temperature elevate, dobbiamo avere dei campi magnetici elevatissimi per poter confinare queste particelle. Se risolvessimo tutti questi problemi, avremmo trovato una soluzione per salvare il pianeta. È possibile? In realtà l'abbiamo già fatto, ma i reattori a fusione nucleare attualmente sprecano molto più energia di quanta ne producano. E quindi questo è un grosso problema. Se riuscissimo a ricreare queste condizioni a bassa energia, sarebbe perfetto. Bene, questo era tutto per oggi. Noi ci vediamo in un prossimo video.